Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria, ben trovati. Apriamo subito con il primo degli appuntamenti in programma per questo fine settimana, ovvero la Fiera Antiquaria, dove ci sono tanti visitatori, ma anche un ottimo numero di espositori. Fiera Antiquaria di luglio, bel tempo, caldo, ma anche tanti espositori. Questa è la nota davvero positiva. Sì, tanti espositori, sono 236, quindi con un deciso incremento anche rispetto a luglio dell'anno scorso. Il trend fortunatamente rimane positivo, rimane costante, quindi siamo contenti. Il tempo, certo, ci dà una mano, forse anche troppo caldo, però vediamo. Contiamo anche sul fatto che ci siano molti visitatori perché le presenze alberghiere dicono che insomma gente in città ce n'è. Sentiamo parlare un po', no? Tutte le lingue prevalentemente sono europee, però non mancano anche gli americani. No, sono tornati gli americani, questa è una nota molto positiva perché è un mercato che ci interessa. Gli americani stanno crescendo, certo, non sono certo a livello degli italiani o degli europei, però è una nota molto positiva, stanno ricominciando a tornare, quindi questo ci fa molto piacere, vuol dire che la promozione che abbiamo fatto, anche mirata, evidentemente funziona. Oggi peraltro c'è un altro appuntamento, partono i saldi, le previsioni dicono 200 euro a famiglia, ma chissà, magari ci sarà un investimento maggiore, denuncia dei redditi a parte. Io spero che in casa mia ne spendano di meno, però a parte questo, no, è una serata ricca. Stasera c'è tanta gente in giro, c'è tanta gente anche locale, c'è la fiera, c'è la notte dei saldi, quindi un bel weekend per Arezzo. Ripeto, il tempo, il meteo ci dà una bella mano, quindi questo è non secondario. Siamo contenti, la città è viva, sta rispondendo, quindi diciamo che va bene così. E a proposito di saldi, la partenza viene giudicata buona dai commercianti in centro, c'è anche chi ha usato un buon tocco di ironia e per gli appassionati un'icona vera e propria di storia televisiva e cinematografica. Dove sei ora? Partiti i saldi, qui siamo nel negozio storico, che ha avuto un'idea carina che sta calamitando l'attenzione. Saldokan, con l'immagine di Kabir Bedi. Certo, mi sembra logico. Sì, così mi è venuta questa idea e ho detto Sandokan, ma perché c'è stato ultimamente una ripetizione di quel programma, di quella serie. Sì, con Jean Caman, che non è Kabir Bedi, ma piace molto anche ecco, lui. capito? Allora così mi venne in mente, guarda, la prossima volta che faccio saldi, al posto di la N c'è solo la L, Saldokan. E devo dire che è piaciuto, dai. Poi bisogna attrarre la gente in un modo forse anche diverso. Come sono partiti questi Ma saldi? abbastanza bene, sì, siamo contenti noi, anche con il discorso dell'online si sta lavorando molto bene. Soprattutto, insomma, ecco, perché in questi momenti, sai, anche la gente da casa gli piace andare sull'online, guardare e poi magari venire anche qui in negozio, no? Gente di Arezzo che guarda appunto il nostro sito e poi viene a provarle qui. Ecco, iniziative come lo shopping sotto le stelle, oggi c'è la fiera, possono aiutare? Ma io penso di sì, io penso che una volta, due volte all'anno sia giusto. Una partenza dei saldi migliore non si poteva No, non si pensare. poteva pensare. Allora i tigrotti della Malesia tutti pronti? Tutti pronti, la tigre. Beh, in un anno importante anche per la nostra emittente abbiamo voluto un po' omaggiare davvero la storia televisiva. E adesso ci spostiamo in un altro angolo della città che è Piazza Grande, dove ieri sera c'è stato il taglio del nastro per la nuova scalinata esterna del Palazzo di Fraternita. Quella di stasera è una serata particolare non solo per la fraternità dei laici, ma anche per l'intera città di Arezzo. Viene inaugurata la nuova scalinata. Primo Rettore, quali sono le sue sensazioni in questo momento? Sono sensazioni positive perché noi adesso mettiamo a disposizione come Fraternità dei Laici un patrimonio culturale e anche un patrimonio artistico che potrà essere usufruito dalle persone che vengono ad Arezzo, ma anche dagli aretini stessi, perché intere generazioni si sono sedute proprio su questi scalini e continueranno.
questa scala racconta la storia della piazza, ma questa scala darà anche nuova luce alla piazza e al tempo stesso porterà un contributo ad una lettura nuova della piazza, che non è solo una piazza medievale, ma è una piazza rinascimentale. Vice Sindaco, possiamo considerare questa serata qui in Piazza Grande una testimonianza più che attendibile di aretinità? Ah, decisamente sì, questo rifacimento non è soltanto una questione di decoro, ma è una questione di identità, è una questione di appartenenza, è una questione di piena aretinità nel restituire alla città di Arezzo, nella sua straordinaria, direi, compostezza, uno degli aspetti più identitari. Questo è un luogo iconico in fondo della città di Arezzo che viene ulteriormente valorizzato con questa nuova scalinata. È un intervento questo che ha anche una valenza storica. Soprattutto, qualcuno mi potrà dire, ma è di un secolo fa, ma il restauro di questa scalinata dà un senso e un profilo di identità alla piazza che rende l'opera di oggi forse il più bel regalo che potevamo fare al Vasari, e volevo essere qui perché Arezzo è elemento distintivo di una Toscana che guarda al mondo. Adesso la cronaca: nascondevano in auto documenti falsi, arrestati dalla polizia stradale di Arezzo. Tutto è partito, spiega una nota, da un normale controllo di una Dacia Duster che percorreva la 1 lungo il tratto aretino in direzione sud durante la tarda serata di giovedì. A bordo due uomini di 46 e 37 anni residenti nel napoletano. Gli agenti, nel vano fusibili sotto il cruscotto, hanno trovato un involucro contenente 7 carte d'identità false, tessere sanitarie e buste paga false intestate agli stessi nominativi fittizi. Per i due, convalida dell'arresto e misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Arezzo in attesa del giudizio. E adesso vi raccontiamo la disavventura di una 18enne turista australiana. Vediamo il servizio. Impegnativa operazione di soccorso per una ragazza di nazionalità australiana di 18 anni in vacanza in Val Tiberina Toscana con famiglia e amici, che nel tardo pomeriggio di ieri è scivolata in una delle cascate della torrente Afra subito prima della frazione della montagna. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in una delle prime cascate della torrente Afra. Erano in 3 e sono stati gli amici della ragazza ad allertare i soccorsi, nonostante le difficoltà di comunicazione. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con l'auto medica partita dal nosocomio Biturgenze insieme all'ambulanza della Croce Rossa. Zona troppo difficile da raggiungere, è stato allertato anche il soccorso alpino, oltre ai vigili del fuoco giunti da Arezzo anche con un elicottero. Insieme ai volontari del distaccamento di San Sepolcro, via terra hanno raggiunto la ragazza. La 18enne australiana è stata stabilizzata, trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti che avrebbero riscontrato alcune fratture, tra cui quella del femore. E cade con la mountain bike e si ferisce. Brutta avventura stamani per un ciclista di 30 anni caduto nei boschi di Sant'Andrea a Pigli mentre stava compiendo un'escursione. Sono stati alcuni amici a chiedere l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Arezzo e i vigili del fuoco. La zona impervia ha reso necessario l'intervento dell'elicottero Drago. Il personale in servizio ha recuperato il ferito con l'uso del verricello. Il trentenne è stato quindi ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo. Ed ultimo step questa sera per certe notti, l'iniziativa del Tevenin che ha valorizzato Piazza San Domenico e che ha permesso di donare alla zona un defibrillatore. Sono state notti consumate bene, quelle a San Domenico, si può tracciare un ottimo bilancio? Un bilancio assolutamente positivo, 5 serate splendide, abbiamo rivitalizzato Piazza San Domenico, soprattutto abbiamo centrato l'obiettivo che è quello dell'acquisto di un defibrillatore per dotare anche Piazza San Domenico di questo importante strumento e soprattutto tanta vitalità, tanta partecipazione con successo, con un pubblico vasto da anziani, bambini, giovani e stasera il gran finale con la scorrida alle 21 sempre in Piazza San Domenico. Ci sono altri progetti in coming per il Tevenin? Fine agosto torneremo ancora in Piazza San Domenico, ma per ora è tutto top secret.
Nient'altro? Altri progetti? Io so che qualcosa state lavorando anche per la zona. Stiamo provando a realizzare e a rispondere a un bisogno della città, che è quello dell'asilo nido. Stiamo valutando delle opportunità di alcuni locali che sono sfitti al momento, però la burocrazia è tanta e l'impegno lo stesso, quindi è una valutazione che stiamo facendo e che il prossimo consiglio di gestione delibererà. E adesso ci spostiamo a Monsigliolo. Un'intera comunità si è stretta intorno ad un ex campione del mondo del calcio. Lui è Attilio Sorbi, indimenticato calciatore di Ternana, Roma, Pisa, Padova e Bologna. Monsigliolo ha voluto omaggiarlo con il premio Persone e Storie di un Paese. Sulla serata di ieri la nostra emittente trasmetterà un servizio di approfondimento che andrà in onda venerdì prossimo durante la nostra rubrica 9:10. È nato a due passi da qui, dal campo dove si sta svolgendo in questi giorni la 48esima edizione della Festa della Gioventù qui a Monsigliolo. Attilio Sorbi è stato protagonista di una serata straordinaria, con tanto di premiazione e soprattutto con tanto affetto da parte dei suoi concittadini. Beh, queste sono, credo, emozioni che sono indescrivibili. È difficile poi magari con le parole poter mostrare quello che si prova veramente dentro. Io sono nato qui a 200 metri da qua, per cui questi luoghi li conosco molto bene. È qui dove sono partiti i miei sogni. Io sono stato molto fortunato a nascere qui. Ecco, questi sogni dove l'hanno portata, se dovesse fare un bilancio, insomma, della sua carriera, della sua attività? Io devo tutto al pallone, però ho provato e tuttora sto provando a farlo in maniera molto seria. Io sono arrivato ad un'età che è ormai abbastanza grande, però io vivo ogni giorno, vivo di sogni. Credo che sia uno degli aspetti fondamentali avere dei sogni e cercare di poterli realizzare. Poi se succede che non ci si arriva non importa, però provare a fare qualcosa in cui ci piace credo che sia... Io ho fatto per tutta la vita quello che mi piaceva. Abbiamo pensato di premiare Attilio Sorbi, che praticamente è figlio della nostra comunità. Figlio molto illustre, no? Perché ha fatto una bella carriera. Sì, sì, sì. Diciamo pure che è l'unico nel nostro comprensorio, nel nostro comune, a aver raggiunto la Serie A. Quindi è con molta gioia e commozione che gli diamo questo premio. Prima di chiudere, uno sguardo a cosa accadrà questa sera dopo i nostri TG. Come sempre il sabato è dedicato al cinema in questa versione estiva, infatti dopo il TG si potrà assistere ad Alamar, pellicola diretta dal regista Pedro González Rubio ed ambientata negli splendidi paesaggi del Banco Chinchorro nel sud del Messico, dunque un appuntamento da non perdere. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.